rimane il capolavoro di Concetti, ma anche la bellissima girata di Capelli. Poi andremo a rivedere dopo la battuta del calcio d'angolo i motivi della protesta del Crotone. Grandissima girata di Capelli, ma risposta altrettanto bella di Concetti. Va Bonaventura, undicesimo calcio d'angolo, con il destro sul secondo palo, pallone allontanato, rimesso giù da Capelli che ci prova, lo mette ancora in mezzo, rischia la difesa del Crotone, un tiro dalla distanza e c'è il gol del 2-0 di Pettinari. Pettinari va a segnare il gol del 2-0. Non giocava da titolare l'11 settembre con il Pescara, poi sempre panchina e quattro spezzoni di partita, va a segnare il suo secondo gol stagionale, la gran botta di controbalzo al terzo minuto, Pettinari 2-0 e adesso la partita è decisamente in salita per il Crotone, che subito è stato pressato. Poi probabilmente quelli del Crotone vanno ancora a ricordare l'arbitro che non era, che era fuori gioco Capelli, ma questa era l'azione precedente. Intanto arriva un cambio, entra Beati per Gallardo. Qui ci vuole applausi. Qui ci vuole. Aggiungerei al messaggio di prima, grande gol anche, perché è davvero una conclusione meravigliosa. E Marco, abbiamo finito le sorprese? No, assolutamente non è finita la sorpresa. Abbiamo un'altra sorpresa, perché allora questo è una punta che mi è sempre rimasta, perché io quando ho cominciato, te ti ricordi bene, nel settore giovanile, ho indetto un premio che era il primo premio settore giovanile nel 2004 e i vincitori, a quei tempi davamo una pergamena, Luciano Chiarugi, allenatore, e il giocatore era Di Carmine, Morelli e Pettinari. Pettinari non si presentò a prendere il premio, che eravamo in un ristorante e ho detto, era stato l'unico che non è venuto a prendere il premio, ma siccome tutto torna, vedi, poi dopo anni e anni, sì, ricordo. Allora noi in diretta, siccome non ci dimentichiamo e io non mi dimentico di questo, questo è molto bello, questo è fatto dal nostro, e quindi abbiamo fatto scrivere premio 7 gol tipo Rete d'Italia, miglior calciatore del settore giovanile 2004-2005. Noi diamo un premio addirittura a distanza di anni a Jeff Fiorentino, a Leonardo Pettinari, e questo è proprio per te, che te lo consegniamo a distanza di molti anni. Mi fa piacere, anche se non è più una pergamena. L'avevo dato buca, infatti, ma l'avevo dato buca, almeno abbiamo rimediato. Tutto torna, tutto. Che, e infatti, non avevo sbagliato nemmeno su Leonardo, perché poi Leonardo la carriera bellissima la stava facendo. Di tutti questi nomi, poi io ti faccio vedere, poi leggerai, questo dal 2004 ad oggi, che i calciatori sono stati premiati nella nostra trasmissione, sono stati i primi a fare questo premio per il settore giovanile. Ecco, beh, con vero piacere, ecco, questo, grazie, la nostra grazie. Grande regia manda l'elenco dei calciatori. Sono stati premiati certo. Nel corso di questi anni. Leonardo, sei andata bene al posto della pergamena, guarda. Sì, bellissimo. Molto bello. Quindi questo è veramente bello. Beh, ci ho fatto mettere la data, perché almeno ti rimane poi il ricordo. Ma io sono venuto perché sapevo che mi avessi dato. Bravo, è vero. Probabilmente ti rimane. Tanto un giorno mi chiamerò. Mi piaceva la pergamena, preferivo la rovesciata. Si prese questa invenzione. Fu bello, perché tutt'oggi, non solo sul settore giovanile, facciamo gli allenatori e i ragazzi, e in più anche una prima squadra del 2004, e abbiamo insomma Pazzini, Toni, insomma tutti sono venuti, Girardino, e ultimamente abbiamo fatto Chiesa, Badel, Simeone, insomma è un premio anche in Fiorentina, lo conoscano i dirigenti, poi lo conoscono, specie l'amico Pantaleo Corvino.